Fantozzi era la vittima preferita di Filini. Una volta lo convinse a comprare in società una barca completa di accessori per pesca e campeggio. 8 chili di cambiali che li avrebbero perseguitati fino al 1984. Braccati dalla solita nuvola, partirono in una splendida giornata di fine primavera. Quel show, eh? Vous voyez, monsieur le ministre du pétrole, come belle notre champagne? La bambola un po' che... Vuole che pulisca un po'? E tolga quelle manacce. Ci vede? Sì. Scusi, io mi terrei più sulla destra... No, 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 sulla sinistra. Ci che... vedo benissimo. Va bene, non si offenda. Freni, freni. Che sei... Ma che è successo? Arrestateli quei disgraziati! Je suis désolé, monsieur le ministre du pétrole. Presto, anche lei, venga con noi. Oh, pardonnez-moi, excusez-moi. Mi scusi, signor. Avanti, avanti, non faccia storia. Il ragionier Fantozzi? Via, via, venga con noi. Je vais chier. Ragionier Fantozzi? È una cosa deplorevole. Sì, c'est tout bagné. Ma era lui che guidava, io non c'entro. Ragionier Fantozzi, glielo dica lei. Insomma, andiamo. Sì, ma l'ho detto, ma come... 100 nervate ciascuno. Il verbale, oh, no. Non ce l'hanno fatto. Sì, siete stati fortunati. A causa di questo umiliante contrattempo, arrivarono al campeggio del lago, che era già notte fonda. Ma visto che meraviglia. Ma qui è proprio il paradiso terrestre. Piantiamo la tenda, ragioniere? La tenda? Sì. Pronti? Dove la piantiamo? Ma io direi qui. Scarichiamo qui. Qui? Sì. Ti attento un attimo. Ecco. Basta fregando mal! Italiani sempre rumore! Sempre cantare chitarra e mandolino! Silenzio! Qui dormire! Tedeschi noi! Se non farai espellere da camping! Noi tedeschi, noi italiani mandolino! Zitto! La smetta con quel mandolino, altrimenti ci cacciano! Shh. Prima cosa... Prima cosa piantare i picchetti. Ah, i picchetti! E lei li vada a prendere. A momenti. Piano. Piano, piano. Li appoggi piano. Sì, sì, piano, piano. Il martello, mi passi il martello. Ma che lei batto io? No, batto io. Lei legge il picchetto. Va bene, il picchetto. Però mi raccomando, non si preoccupi. Vado! Vadi! Dai,
Merry Christmas. Vorrei provare io. Sì, venga a bordo. Vede, basta tirare la cordina. Sì. Vado. Vadi. Sembra tutto a posto. Perfetto. Proviamolo. Vado. Vadi. Si è acceso. Ma non l'ha mica lasciato spegnere, vero? Volutamente. Odio i motori. Preferisco la vela. Ma come a vela se non ha voluto comprarla per tacagneria? Sì. Ce ne faremo una. Con quella bandiera. E il palo come albero. È entrato? Sì, completamente. Bene, abbiamo il vento da est. No, da ovest. Veramente esisto. Vado? Vadi! Noleggiarono allora ad un prezzo osceno un mostruoso barcone a remi. 2 tonnellate di stazza. Aspetta, lei ha, no? No, no, non ragioniamo così. No, non tiri. No, ma ecco, lasci fare a me. Ecco, mi lasci passare sotto al braccio così. Stia fermo, ecco che passo. Sì, ma non si preoccupi, calma. Attento. In questi casi, sì. Calma assoluta. Senta, scusi. Guardi. Come dici? Scusi, ragioni fin, torni qua. Cosa? Torni qua. Torno qua, ecco, sì. Rischiamo di fare un garbuglino. Mi segua, sì. Sighini. Così. Su, giù. Giù. No, no, metta la gamba dietro la nuca. Così proviamo. Arriva fino all'orecchio. La caviglia, no. Le due braccia. Posso un po'. Non te la faccio più. Nemmeno io. Non resisto. Mi sembra di impazzire. È sicuro di non aver portato il termos dell'acqua? Io? Lo doveva portare lei. No, ha detto che lo portava lei. Lei! Ma guardi che lei si è impegnato. La nuvola. La nuvola da impiegati. La nostra nuvoletta. Eccola. Viva la nuvola. Qui. Vieni qua sopra, ferma. Ecco. Piovi. Cosa? Piovi. Eccola. Acqua. Acqua. Cosa fa? Qua! Alle 3 del pomeriggio, Filini cominciò a sentire le sirene come Ulisse. Filini! Ragionier Lili! Come sei serio? Sì! Giaci! Vieni con noi! Fantozzi invece si mantenne fedele al suo stile. Allucinazioni a sfondo misto.